amici di Vending TV, bentornati. Oggi 28 maggio ci troviamo alla Business School del Sole 24 Ore e siamo in compagnia del presidente di Confida, il dottor Massimo Trapletti. Buongiorno Massimo, bentornato. Buongiorno a tutti, ed eccoci qui un'altra volta. Ci siamo rincontrati in un evento particolare che Confida ha organizzato insieme a Sole 24 Ore. Questa volta parliamo di tutto ciò che sono state le iniziative di Confida dell'ultimo periodo. Nel corso del convegno parlerete di tanti argomenti e in modo anche piuttosto approfondito. Iniziamo dalla nuova ricerca effettuata da Confida sui dati di settore. Sì, come spesso succede, come è successo negli ultimi anni, ancora una volta abbiamo fatto una ricerca insieme ad Accenture che ha certificato i dati del mercato 2018 nei confronti del 2017, e il vending dimostra ancora la sua vitalità con un incremento del 4,7% dei consumi, con circa 12.000 macchine in più collocate sul mercato, l'1,64% in più, quindi un mercato molto frizzante, molto attivo. E d'altra parte, se si vuole essere competitivi e si vuole rimanere sul mercato, bisogna darsi da fare. Quindi il mercato del settore del vending è molto preparato e lo sta dimostrando. L'Italia è ancora il primo mercato europeo di gran lunga su tutto il resto dei mercati, e questo è un canale che assolutamente tutti i produttori di food e non dovrebbero provare, perché è un canale che arriva dove il resto dei canali del food non può arrivare, perché noi serviamo i nostri consumatori nel momento della giornata in cui non sono liberi né di scegliere né cosa né come comprare. Di conseguenza è molto importante essere nel nostro settore, nel nostro canale, e poter usufruire di questa potenzialità. Noi serviamo circa 25 milioni di persone giornaliere, quindi uno su due consuma dei nostri distributori. Importante è anche intercettare quelli che sono i bisogni del consumatore, e per la prima volta Confida è andata a realizzare una ricerca proprio per andare a individuare quelli che sono i bisogni di chi si avvicina alle macchine o comunque si appoggia ai distributori automatici per il consumo fuori casa. Sì, Confida ha voluto, come al solito, entrare un po' nel particolare per capire e per trasmettere anche ai player che non sono ancora entrati in questo mondo che cosa vuol dire, il motivo per cui abbiamo organizzato questo convegno insieme al Sole 24 Ore, per spiegare alle società del food e non che non conoscono il nostro settore, il nostro canale, quanto sia importante. E questo l'ultima analisi di Accenture dimostra che ci sono tanti prodotti che stanno crescendo nel nostro canale, che sono soprattutto il caffè, perché è sicuramente il re di tutti i consumi e tutti i prodotti che noi vendiamo nel nostro canale. Circa 1.800.000 consumazioni l'anno, ma sono importanti anche il resto dei prodotti. Basta vedere i 67 milioni di acque minerali, i 787 milioni degli snack, i 225 milioni dei succhi di frutta e dei colorati, oltre che anche i panini e sandwich, quindi prodotti freschi, perché noi abbiamo anche la catena del freddo, che rappresentano circa 35 milioni di consumi. Nel panorama dei prodotti che si vendono stanno crescendo molto quelli gluten free, stanno crescendo molto quelli vegani, stanno crescendo molto quelli senza zucchero, che addirittura hanno avuto un incremento del 65%. Sono tutti prodotti che, come al solito, cambiano i consumi del consumatore. Il vending, che è un canale che deve soddisfare le loro esigenze, sta cambiando anche lui, e quindi stanno introducendo moltissimi gli operatori, molti prodotti alternativi che gli stanno dando successo. Infine, ma non ultima, la tecnologia applicata alla distribuzione automatica. Assolutamente, la tecnologia, oggi si parla quasi esclusivamente di touch, di app, di tutti quei sistemi che possono profilare il consumatore. Controllo remoto, assolutamente sì, perché oggi i big data stanno diventando sempre più importanti. Profilare i consumi dei consumatori quando sono all'interno delle ore di lavoro
è importante perché poi puoi ripetere quando loro escono e vanno a casa. Quindi è sicuramente un aspetto importantissimo. Noi stiamo spingendo come Confida per innovare questo settore, soprattutto le tecnologie, perché sono quelle che poi con il consumatore parlano e quindi riescono a spingere attraverso anche delle promozioni, pop-up e quello che si vuole. Le app stesse possono aumentare i profili e soprattutto i consumi dei prodotti. Massimo, grazie. Prego, grazie a voi. Arrivederci.